sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Finalmente riesco a registrare, nei prossimi giorni ci saranno altri video che sto per registrare subito dopo questo unboxing. Voglio registrarvi il wrap up di novembre e poi cercherò di registrare domani mattina sia un video per Natale sia un video per la fine dell'anno. Vi parlerò soprattutto nel video della fine dell'anno perché i video andranno a scarseggiare in questo periodo. Anyway, oggi apriamo la Illumicrate, la Illumicrate di dicembre, che è arrivata prima di Natale e è la seconda Illumicrate che mi è arrivata da quando mi sono iscritta, quindi da quando le sto effettivamente pagando, perché se mi seguite da un bel po' sapete che un paio d'anni fa mi arrivavano come rep, quindi in maniera gratuita. Ora sto facendo una sorta di comparazione con la Feriloot. L'Illumicrate, nel momento in cui la spediscono, arriva una settimana dopo. Sia che sia la box, sia che sia un libro, perché ho preso anche un'edizione speciale da loro, e arriva appunto circa una settimana dopo, utilizzano le poste. La Feriloot, come sapete, sta veramente avendo un sacco di problemi. Innanzitutto non hanno ancora spedito la Feriloot di dicembre e quindi mi arriverà sicuramente a gennaio, mai in tempo per Natale, ma poi ci mettono davvero dai 10 giorni in poi per arrivare, soprattutto spesso e volentieri ci mettono 20 giorni, quindi a livello di spedizione è decisamente migliore l'Illumicrate. Non so davvero come comportarmi con la Feriloot, perché io continuo ad amarla immensamente, ma sto avendo un sacco di problemi con le spedizioni, perché ho comprato ben 3 edizioni speciali di libri che mi sono state spedite tutte e 2 sembrano finalmente essere arrivate, ma quella a cui tenevo di più, cioè il set della trilogia della Notte dell'Inverno, Winter Night di Catherine Harden, sapete quanto amo l'Orso e l'Usignolo, sembra dispersa, ma non solo a me, a tantissime altre persone in Europa, fra cui una mia amica che abita come me qui a Bari. Praticamente il nostro tracking non funziona, la Feriloot ci dice aspettate, se me l'hanno perso mi incazzo come una belva. Detto ciò, apriamo l'Illumicrate, che non c'entra assolutamente nulla con la Feriloot, ma è una bookish box inglese, anche questa qui, e il tema del mese di dicembre è Cursed. Innanzitutto, se sentite un rumore in sottofondo, sapete che è l'asciugatrice. Detto ciò, Cursed, la cosa che più mi interessa è il libro, ma soprattutto la tazza, perché è appunto dedicata a L'Orso e l'Usignolo, The Bird and the Nightingale di Catherine Harden, quindi andiamo a aprirla. Se volete acquistare la Illumicrate, sappiate che è caduta la spoiler card. Oh, la tazza! Sappiate che dovete inserirvi sul sito, che vi lascio qui sotto, nella waiting list, la lista d'attesa, e quindi aspettare un paio di mesi affinché vi chiamino. Io mi sono iscritta a fine agosto, mi hanno chiamato, mandato una mail a ottobre per iscrivermi da novembre in poi. È andata così, recupero la spoiler card. Come vi dicevo, il tema del mese è questo, Cursed, e appunto dopo parleremo invece di quello di gennaio. Per ora questo qui, questa è la spoiler card, ma la andiamo a leggere dopo. Fra le altre cose mi sono ricordata che ci dovrebbe essere il calendario e sono molto curiosa, ma ovviamente la prima cosa che andiamo ad aprire è la tazza di Rosie Thorns, The Road Through Midnight. Sono così emozionata, già la scatola mi piace un sacco, è dedicata appunto all'Orso e l'Usignolo, che sapete essere una delle mie trilogie preferite in assoluto. Wait, senza fare danni, non si vede assolutamente nulla. Vedo Vasia, la protagonista. Morosco, Vasia, solo vei, è la cavalla di Morosco. È stupenda, io amo, amo queste tazze di Rosie Thorns, le amo. Questa è la seconda tazza dedicata alla Notte dell'Inverno, perché ne avevo trovata un'altra nella Feriloot. Qui c'è un vento incredibile, sta volando di tutto, io vedo dalla finestra e c'è di tutto che sta volando. Comunque, questa è la tazza e io sono già contenta così. Vasia è stupenda, Morosco è stupendo, i cavalli sono stupendi e mi piace un sacco. Quindi già la box per me è approvatissima. Detto ciò, andiamo avanti con questa che mi sembra, sì, la solita bandierina per appendere le stille. Ne ho già 3 o 4, di cui 3 appese praticamente dove ho le librerie, e questa è l'altra. Sono sempre utili in realtà, mi piace molto come design, però non ho idea di a cosa si possa riferire, cioè potrebbe riferirsi davvero a tantissimi libri
e ora neanche mi ricordo i fandom di questa Illumicrate, se non appunto l'orso lusignolo per la tazza, mi ricordavo. Però carino, c'è una fenice, potrebbe davvero riferirsi a tantissimi libri. La fenice ormai è super utilizzata, da Harry Potter in poi è super utilizzata. Vedremo, utile ma non molto bello, diciamo, come oggetto. Stessa cosa dicasi per questo, che è un set di adesivi. Per carità, sono belli e li userò sicuramente, anche perché sono molto simpatici. C'è un drago, un gatto, un cavallo con un corno, che però non è un unicorno, e Nevermore. Non so cosa sia, nel senso so che è un libro, però non l'ho mai letto, non so di cosa parla, e sono degli sticker. Niente di che, però una cosa carina che potrò utilizzare in agenda. Oh, allora, apriamo prima la spilla del libro del mese, che è questa qui, ed è l'ultima perché dal prossimo mese l'Illumicrate non metterà più le spille dedicate ai libri. Comunque è questa qui, molto bella, due mani che si intrecciano, carina. Ma c'è il calendario! Allora, al contrario, Star-Crossed Lovers, quindi amanti destinati a stare insieme, una cosa del genere, 2022, una delle autrici delle art, tra l'altro era Amos Altiz. Allora, prima art, questa qui, dedicata a Red, White e Royal Blue, sangue... com'è che l'hanno tradotto in italiano? Rosso, bianco e sangue blu, una cosa del genere. È fatto così, e qui c'è anche una quote del libro, una citazione. Che carino! Molto carino questo di gennaio. Con i fuochi d'artificio ci sta. Febbraio, oh dimmi che siete voi! Sì, This Violent Delights! Una delle duologie che io ho amato di più negli ultimi mesi. Questi sono Roma e Juliet. Poi, wait, sì, Eddie LaRue, Eddie e Harry, che meraviglia, I remember you, la citazione, amo marzo. Marzo è un mese che io in realtà non apprezzo molto in generale. I mesi che odio di più nell'anno, proprio da vivere, sono quelli che vanno da gennaio a marzo, perché mi sembrano sempre molto vuoti e molto tristi e molto lunghi, e io non amo particolarmente l'inverno. Marzo è pazzerello, però... capite? Lo amo. Poi, che carine, però non penso siano loro, no, infatti, pensavo a Girls Serpent Thorn, ma in realtà no, si tratta di Girls of Paper and Fire, che comunque è un libro che ho letto anche il secondo e non mi ha fatto impazzire, tanto che non leggerò il terzo, però l'arte è bellissima per aprile. Maggio, non conosco, no, infatti, The Raven Boys, però l'arte è veramente bella. Poi, ops, giugno, oh questo è il priorato, sì, priorato dell'albero delle arance, io le amo, le venero, io amo questi personaggi. Giugno, stupendo, allora arriva il mio mese, luglio, The Puppy Wars, sì, che bello, mi piace tanto. Bene, il mio compleanno viene di lunedì, ma è una gioia, ok. Agosto e An Ember in the Ashes, vabbè, amo, mesi estivi super approvati. Oh, questo è Karu, quindi La Chimera di Praga, Daughter of Smoke and Bone, stupendo anche questo. Settembre, ottobre, ah, Cemetery Boys, bello questo, ci sta anche con il mese di ottobre, giustamente. Vabbè, sì, la sofferenza vera. Gideon e Arrow di Gideon la Nona. Ultimo mese, dicembre. Oh, che belli, potrebbero essere chiunque, onestamente. The Night Circus. Voi immaginate che io avevo pensato a Tessa e Will, ma ovviamente no. Però potrebbero essere. In realtà The Night Circus. Allora, è un calendario stupendo, lo metterò qui in salotto perché in cucina ne ho un altro, però lo uso perché è veramente bellissimo. Ultimo oggetto prima del libro. Questo. Ah, ok, è un... mamma, che bello! Ma è bellissimo! È un astuccio metallico dedicato alla nona casa. Da una parte è fatto in questo modo, non so se riuscirete mai a vederlo per bene, però eccolo qui. E dall'altra parte è anche fatto in questo modo.
bellissimo, soprattutto dietro mi piace un sacco, bello. E c'è una quote ovviamente, e dietro è veramente stupendo, bellissimo, approvato. Last but not least, naturalmente il libro. Sono molto curiosa, ok, vedo delle pagine nere e riuscirò a prendere il libro senza rompere niente, ok? Voilà! Allora, wow! Mamma mia, le pagine! Allora, l'hanno molto modificato, magari qui accanto a me vi metto la cover originale che se non ricordo male è sull'arancione e il blu, credo. Invece l'hanno fatto nero e fucsia e giallo, e Marvelous Light di Freya Marske, che bel nome Freya, ed è consigliato da Alex E. Arrow, che io amo. Le pagine sono fatte in questo modo, riprendono la copertina, sono stupende. La cosa bella che fa ogni tanto l'Illumicrate è questa, e voilà, cioè la sovraccoperta è fatta in questo modo e rimane così. Molto bello, molto molto bello. Questo libro dovrebbe essere un fantasy con una relazione fra due ragazzi, è firmato naturalmente, e dovrebbe essere ambientato durante l'epoca edwardiana a Londra. Robin e Edwin sono i protagonisti, non so molto altro, però so che sta piacendo, ecco, in giro. Anyway, questa è la box. Allora, devo dire che mi è piaciuto tutto, giusto alcuni oggetti, niente di che. Ad esempio, la tazza, la cosa più bella del mondo, insieme al calendario e anche all'oggetto della nona casa. Avrei evitato gli sticker di Nevermore e a Girl Serpentorn, la bandierina per le spille. Carina, ma niente di che. A Marvelous Light è il libro. E niente, devo dire che la box mi è piaciuta un sacco, più che altro appunto per gli oggetti che vi ho detto. Il libro mi fa impazzire, è veramente stupendo, ma le pagine sono meravigliose, spero vi piaccia. E parliamo adesso velocemente di quella di gennaio. Eccola qui. Royal Secrets. No, senza E. Royal Secrets, gennaio 2022. Il libro sarà This Woman Kingdom, il nuovo libro di Tahereh Mafi, che avrà a quanto pare un'edizione stupenda, perché è completamente ridisegnata, hardback naked, quindi senza sovraccoperta, pagine colorate, firmato, eccetera, eccetera. Ci sarà anche un altro libro nella box, un paperback in questo caso, un debutto, non so. E per quanto riguarda gli oggetti, Il pirata dell'albero delle lance, We Hunt the Flame, The Prison Healer è il libro che non conosco, è The Never Tilting World. Comunque sembra una bella box, sono molto curiosa per il libro. Anyway, questa è la Illumicrate di dicembre, mi ha reso molto felice, un bel regalo di Natale. Spero che l'unboxing vi sia piaciuto. Nell'info box vi lascio il link della Illumicrate e il link per seguirmi sugli altri miei social. Io adesso vado a registrare il wrap up di novembre, quindi mi vedrete vestita uguale, e noi quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao.